ancora nell'ottava di Natale, questa scena della presentazione di Gesù al Tempio. Appare questa donna anziana che è stata sposata 7 anni, poi è rimasta vedova, quindi molto giovane, si sposava molto giovane. Immaginate quanti anni di vedovanza. Interessante questo cortocircuito che c'è un pochino oggi nella liturgia della parola, perché la prima lettura di San Giovanni dice: scrivo a voi figlioli, scrivo a voi giovani, eccetera. E poi invece nel Vangelo appare questa donna anziana, per dire che siamo stati scelti dal mondo, tutti siamo stati scelti dal mondo per vivere come questa donna anziana, vedova, nella nostalgia del nostro sposo, nella nostalgia costante di un'intimità profonda con l'unico che può dare senso, sazietà e pienezza alla nostra vita. Se il mondo passa con la sua concupiscenza. Non amate il mondo, non amare il mondo, dice San Giovanni. La superbia degli occhi, la superbia della vita, cioè pensare di essere come Dio, la superbia, per cui la vita deve andare come dico io, tutto. La concupiscenza, concupire, appropriarsi con gli occhi, desideri, la concupiscenza della carne, che non è soltanto la sessualità, se non proprio la concupiscenza, per cui tutto lo viviamo a un livello carnale, a un livello sentimentale, passionale. Tutto questo passa, di questo non rimane nulla, dice Dio attraverso San Giovanni. E questo aveva capito Anna, per questo dice non si allontanava mai dal Tempio. Anna, la parola Anna, vuol dire oggetto della grazia di Dio, il nome Anna vuol dire favorita da Dio, oggetto della grazia di Dio. È originaria di questa tribù di Aser, che era poi scomparsa, una tribù che aveva fallito miseramente, pur avendo avuto in eredità una porzione della terra di Israele tra le più belle, al nord che si estendeva fino al Carmelo, una zona bellissima per chi è stato in Israele, molto fertile, ma poi per la superbia della vita, per i compromessi con il mondo, questa tribù è scomparsa. E questa donna porta in sé il fallimento della sua tribù. Una vedova, tra l'altro, in Israele era l'ultima della società, era una situazione molto precaria. Se nessuno si fosse preso cura di una vedova, la vedova era la mercé, perché la vita di una donna dipendeva totalmente da suo marito, e quando il marito mancava, la donna era veramente molto povera, molto molto povera. Vedete, nel Vangelo appaiono tante volte le vedove, però appaiono sempre queste vedove, anche l'altra, quella che dà tutto quello che ha per vivere, che attraverso la loro esperienza hanno capito una cosa, che l'unico sposo che non delude, l'unico sposo immortale, l'unico sposo che non passa è Dio, e per noi Dio si è rivelato in Cristo. Per questo oggi la parola ci dice, puoi anche avere perduto tutto, e forse perdere tutto è buono, cioè perché il mondo passa, no? Tutto quello che del mondo noi abbiamo conquistato, tutto quello che nel mondo, con una mentalità mondana dico, una mentalità carnale, noi abbiamo conquistato, ci siamo appropriati, tutto questo che ci venga tolto è una grazia di Dio. Essere vedove è una grazia di Dio, perché significa avere la consapevolezza di non poter fare nulla da se stessi e che l'unica certezza è Cristo. Per questo un giovane che entra in crisi, dice la lettura, no? Scrivo a voi giovani che avete vinto il maligno, che avete vinto, che vuol dire aver vinto il maligno? Che vuol dire aver vinto il mondo? Vuol dire che il mondo non mi dà più soddisfazione, che ho sperimentato forse con molte sofferenze nella mia carne l'inutilità, la futilità e la dannosità del mondo che mi inganna, mi mette davanti chissà che cosa e poi mi inganna profondamente. Per questo un anziano, e oggi questa parola mi consolava molto pensando agli anziani, nessuno parla degli anziani, erano molto spesso abbandonati. Questa donna così anziana era nel momento esatto, preciso, per incontrare il Messia, per incontrare il Signore. La terza età, la quarta, ormai esiste anche la quarta età, è la più feconda, è la migliore. Non è vero che è quella da buttare là in un angolo. Questa donna ha pregato tanti anni, tanti anni, tanti anni, tanti anni. Già ha visto passare molte cose. Già era difficile ingannarla, non si allontanava mai dal Tempio, cioè viveva la sua vita come un Tempio, cioè la sua vita era preghiera. Non significa stare sempre in chiesa, no, non è questo. Significa vivere sempre al cospetto di Dio,
quella donna che ha occhi umili, perché un anziano può avere occhi umili, certo ci sono gli anziani che mormorano sempre, stanno sempre arrabbiati, stanno sempre con rancore perché i figli non li vedono. No, io parlo di chi ha veramente vive la presenza di Dio. Gli anziani non sono lasciati soli, sono lasciati con Cristo. È molto profondo questo. Se un anziano potesse scoprire questo, che non è una fregatura che magari i figli si dimenticano, hanno altre cose da fare, che i nipoti non hanno tempo, non si ricordano, le malattie, che tutto questo è per dire l'esperienza di Anna, benedire il Signore perché ha visto come Simeone compiuta la sua vita, perché ha visto il Messia. Noi siamo nati per questo, eh? Adesso un anziano, quando non è rancoroso, quando non è acido, quando non sta lì sempre accarezzandosi le sue malattie, quando si apre a Cristo, è nel momento migliore. E dice, parlava benedicendo Dio. Un anziano che parla benedicendo Dio di fronte ai nipoti. Che tesoro! Un nipote che va a casa, e invece di sentire la nonna che si lamenta, degli acciacchi di questo, di quell'altro, che soldi, che quello, parla benedicendo Dio. Quello è inestimabile per quel nipote. Magari è lontano dalla chiesa, magari si sta divorziando. Però quella benedizione di quella donna, di quella nonna, di quel nonno, rimane dentro. E lo salverà, eh? Lo salverà. Tu immagina che vita meravigliosa che noi abbiamo, da giovani, da adulti, da anziani. Con Cristo tutto è meraviglioso. E il momento più bello è l'anzianità. Il momento più fecondo, il momento dove la gente, dove le persone non vivono più le passioni giovanili, gli entusiasmi che poi passano. Già è un'esperienza. Già sai che anche lo sposo della carne, come Anna, o la sposa della carne, non può farti felice, perché si può ammalare, perché alla fine muore, perché è una persona come te. L'unico che veramente riempie la tua vita è Cristo, e in Cristo puoi vivere tutto. Allora chiediamo al Signore, lo chiedo per me, e qui non c'è differenza suore, preti, molaici, vivere senza mai allontanarci dal Tempio, vivere in una preghiera costante, vivere tutto in Cristo. A questo siamo chiamati, eh? Non ad altre cose, a questo. Non perdere tempo. Quanto tempo, dice il Signore a Santa Caterina da Siena, quanto tempo perdi a pensare a te stessa, a pensare alle tue debolezze, alle tentazioni? Pensa a me, pensa a me. Questo significa non allontanarsi mai dal Tempio. Allora come Anna, che ha perduto tutto, ma ha trovato Cristo. Allora anche noi, quando perdiamo qualcosa, non imprechiamo, ma guardiamo bene, con gli occhi della fede, e riconosceremo che quello ci è stato tolto perché Cristo possa prendere posto in noi in maniera totale e piena in tutti gli istanti della nostra vita.